Pronto? Sì? Ah, è arrivato. Va bene, grazie. Arrivo fra poco. Sì. Ok. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Vado. Sono le 9:30 del mattino, io sono pronto, il pad è carico, quindi andiamo a ritirare Eleanor. Eccoci dunque arrivati. Via sta il caffè di merda che fa un caldo allucinante. Quindi sono appena tornato, come vedete, dall'Euronics e ho acquistato Eleanor alla modica cifra di 49,90 euro. C'era lo sconto per la prenotazione di 15 euro o quant'è. Quindi procediamo con l'unboxing. Allora, andiamo quindi a vedere finalmente questo unboxing di questo attesissimo gioco, almeno da parte mia, è sicuramente uno dei più attesi tutti dell'anno, secondo me. Vediamo subito la copertina con la scritta in rilievo Alienware dorata e il retro sinceramente un po' scarno. Poi vediamo all'interno abbiamo il Blu-ray, quindi un unico disco di gioco, non come la versione 360 con tre dischi. E poi il libretto con questa specie di, diciamo, distintivo della Rockstar Games, con scritto Eleanor, il titolo del gioco Los Angeles Noir. Vediamo il libretto molto molto bello, tutto a colori, diciamo fatto un po' a tipo giornaletto un po' antico, con tutte queste foto a colori, veramente molto molto bello, devo dire. Ve lo sfoglio un po' tutto, diciamo. Poi vabbè, qui vari nomi, eccetera, eccetera, che non ce ne frega un cazzo. E sono 32 pagine di libretto. Devo dire un buon libretto, brava Rockstar. Quindi con questo io ho finito. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!